Buongiorno a tutti, sono Fabio Poggioli e per Wolfhaus ho il ruolo di relazione con i progettisti e responsabile attività didattiche. Oggi siamo qui per siglare, anzi continuare, quello che è un rapporto nato a inizio dell'anno con AESS ed è un rapporto che ci ha visto partecipi di tutta una serie di attività di convegnistica, di esperienze, di visite in cantiere con dei tecnici che stanno convogliando con questa settimana e con quello che sarà un premio che ci è stato riconosciuto e che ci verrà consegnato fra pochi giorni. Il nostro impegno qui in Emilia nasce da ormai tanti anni, ma ha avuto un aumentare nel periodo post-sismico, proprio perché le strutture in legno leggere che Wolfhaus realizza si sposano particolarmente bene con quello che è l'ambito antisismico. Quindi l'impegno di una squadra di persone per poter in velocità e in sicurezza ricostruire tante situazioni, tante strutture residenziali e industriali è stato per noi spinta e motivo di essere qui questa settimana. Per quanto riguarda Wolfhaus è facile essere qui in questa settimana perché domotica e bioarchitettura sono due dei nostri pilastri, tant'è che il progetto che abbiamo presentato, Casa Energy Più, che è un progetto che per quanto ci riguarda nasce nel 2012, ha tutto un percorso che spinge proprio su quello che è la bioarchitettura, quindi l'utilizzo di materiali naturali, il legno, le fibre naturali, unito a quello che è la performance tecnologica dei sistemi domotici, che permette quindi di creare un giusto mix tra quello che è l'involucro della casa, il corpo, quello che sono gli impianti, il cuore, e quello che è la mente, ovvero il sistema digitale, tecnologico, domotico per l'appunto, che può migliorare le performance della casa e ottenere un edificio che produce più energia di quanta ne consuma. Quindi buona settimana della bioarchitettura e della domotica a tutte, grazie per essere qui.